Questo è BCTV e questo è l'autodromo di Monza, dove tra poco prenderanno parte 66 ragazze esordienti, primo e secondo anno, a che cosa? Ad una gara ciclistica femminile inserita in una più ampia manifestazione chiamata Gran Premio Ciclismo Giovani. È la terza edizione, siamo all'autodromo di Monza, ma prima di entrare nel dettaglio del racconto di questa gara, un saluto a Roberto Ammaio. Ciao Roberto. Ciao Valerio e ciao a tutti. Questa gara è il Memorial Lorenzo Ganassin Memorial Yolanda Ciccio, trofeo Orologeria Monti 1946, trofeo SAIV. Organizza l'SC Cesano Maderno con la collaborazione di BC Planet Team. La location è di quelle meravigliose. Siamo all'autodromo di Monza, tempio della velocità, in questo caso tempio del ciclismo giovanile italiano e nella fattispecie ciclismo femminile. C'è molta attesa per questa gara, vedremo le esordienti del primo e del secondo anno insieme, vedremo chi la spunterà. 66 le atlete al via in rappresentanza di 12 squadre, gara completamente pianeggiante, molto probabilmente si arriverà in volata, però nonostante questo vediamo che due atlete provano a fare la differenza. Stiamo parlando di Emma Bonissi, ragazza classe 2008 della ciclistica ossenesga, e di Carlotta Ronchi, primo anno molto promettente della Valcar Travel and Service. E allora, complimenti a queste due ragazze, perché è molto difficile che arriveranno all'arrivo, però il provarci è sintomo di grande coraggio. Tante volte si dice che le donne, le atlete donne non siano attaccanti, siano piuttosto attendiste, queste due ragazze dimostrano che non è così, non è sempre così, e accidenti, hanno fatto un vuoto pazzesco nei primi chilometri di questa competizione, che di chilometri ne conterà 23. Sì, anche perché vediamo lì le compagne delle fuggitive che sono lì in testa al gruppo a tenere il ritmo basso e stanno favorendo la fuga delle loro due compagne di squadra che abbiamo visto nel rettilineo Lascari, quasi non si vedono più. Aiuto! Ma vuoi dire che queste ragazze fanno subito la sorpresona? Ma che brave le ragazze della Ossanesga, che sono lì schierate davanti e si mettono di fatto in riga. Loro sono Isabella De Angelis, Giorgia Breviario, Alessia Locatelli, Alessia Millesi, Giada Patelli e Ilaria Tomerini, e si sono messe lì quasi a fare da stopper. E non mi sembra che ci sia tutta questa volontà di andare a prendere le due fuggitive. No, anche perché anche la Valcar Travel and Service è una delle formazioni più numerose, perché conta la bellezza di 8 atlete al via: Barbieri Viola, Martina De Vecchi, Valentina Ravelli, la stessa Carlotta Ronchi che è in fuga, Maria Acuti, Nadia Camoni, Ilaria Gritti e Sofia Pezzotto. Insomma, se non tirano queste due squadre, che sono le più numerose, chi va a tirare? Beh, di sicuro questo, diciamo, non spetta a loro, non è che puoi andare a tirare su una compagna di squadra. Certo è che questa situazione avvantaggia comunque le due fuggitive, Carlotta Ronchi ed Emma Bonisi. Quindi sorprendente questo inizio di competizione, una gara che è sempre molto molto sorprendente. Io ricordo negli anni scorsi il Memorial Lorenzo Ganassin era una bellissima classica che si correva in quel di Cesano Maderno, e ho visto di quelle corse combattutissime benché il percorso era piatto. Quindi la grande tradizione del Memorial Lorenzo Ganassin prosegue anche all'interno dell'autodromo di Monza. Mi viene in mente una volta che quasi era difficile andare a prendere le prime 10, perché quasi andavano a doppiare il gruppo. Era una gara di allieve di qualche anno fa. E insomma, quindi la grande tradizione del Memorial Lorenzo Ganassin anche dentro l'autodromo di Monza si perpetua. Ma andiamo a parlare un attimo di queste due ragazze. Carlotta Ronchi, vediamo la sua pedalata, è un primo anno promettente, però già presente in diversi ordini d'arrivo, non ha vinto mai, diciamo, la classifica assoluta, l'ordine d'arrivo assoluto, ma ha già vinto diverse gare tra ragazze della sua età.
Sì, ha vinto 3 gare, se non ricordo male, e lei e Martina De Vecchi, che è un'altra ragazza classe 2009 della Valcar, stanno facendo molto bene. E vedremo, potrebbe essere la prima volta che vince una gara assoluta. Intanto però là dietro qualcosa si muove, le ragazze del Cesano Maderno provano ad andare davanti, fanno questa azione, però sembra più uno scatto piuttosto che l'andare avanti a tirare. E quindi ancora vedo un po' di incertezza lì sulla testa del gruppo. Però brave queste ragazze del Cesano Maderno, che hanno capito che bisogna combinare qualcosa e si sono fatte vedere. Cesano Maderno che schiera Nicole Veggiato, Giulia Beretta, Giulia Costa Staricco e Christine Valseschini. Cesano Maderno, società di grandissima tradizione negli anni recenti, ricordiamo un bel campionato italiano strada vinto da Valentina Basilico nella categoria allieve, andando un po' più indietro, davvero tante le atlete che sono passate per questi colori. Un'attività, quella del Cesano Maderno, continuativa, importante. La gara del Ghisallo, ad esempio, molto simbolica. Davvero un applauso a questa società che dimostra tradizione e innovazione, perché la volontà di andare a fare una gara all'autodromo di Monza dimostra qualcosa di importante. Ma andiamo ancora, torniamo in gara. Adesso vediamo anche l'atleta appunto della Valcar Travel and Service stare lì davanti. Si tratta di Sofia Pezzotta col 64, poi quella un po' più altina è colei che l'anno scorso ha vinto, altina, è veramente molto alta, ha vinto il campionato italiano esordiente primo anno, ovvero Maria Cuti, se non vado errato. Però insomma, lì davanti c'è anche una ragazza che prova a tirare, della quale non riesco a scorgere il numero dorsale. Dovrebbe essere Alessia Zappella della Mazzano. Brava Alessia Mazzano. Mazzano che schiera Anna Bonassi, Alessia Zanetti, Alessia Zappella e Jasmine Dixon. Brave anche loro. Davvero tutte le ragazze stanno interpretando questa competizione nella maniera corretta, cioè le due fuggitive provano ad andare via ed è giusto così, le compagne di squadra giustamente cercano di rallentare il ritmo e le altre atlete provano un attimino o a tirare o a scattare, insomma a fare qualcosa. Molto molto bello vedere anche questo, diciamo, tatticismo, se vogliamo. Più, non è tatticismo, capacità di interpretare la corsa nella maniera corretta da parte di queste brave ragazze. Sì, il canovaccio tattico si è delineato praticamente al quinto chilometro con queste due atlete che hanno salutato la compagna del gruppo, quindi adesso sembra quasi una partita a scacchi, ma le pedine sono ormai tutte sulla scacchiera. Una partita a scacchi di cui vedremo chi è la regina. Di certo in questo momento sono due le regine. Parliamo anche di Emma Bonissi, una ragazza anch'essa molto presente in questa parte iniziale di stagione, di una squadra, l'Unione Ciclistica Ossanesga, anch'essa che ha una tradizione recente molto interessante di molte atlete che vengono preparate appunto da questa formazione. La sua pedalata, guardate la differenza di stile, no? La pedalata di Emma quasi più composta, no? Rispetto a quella di dell'altra attaccante Carlotta Ronchi, che invece è un pochino più movimentata, no? Che sbanducchia leggermente, proprio a simbolo della potenza che imprime sui pedali. Molto più lineare e pulita la pedalata di Emma Bonissi. Entrambe due stili diversi, entrambe meravigliose da vedere, entrambe ti fanno vedere quanta tecnica ci sia anche sin dall'inizio in questa prima parte di una carriera che ci auguriamo possa svilupparsi più in là. E c'è una volata 2, sono arrivate davvero, volata 2 e vince Carlotta Ronchi. Vince Carlotta Ronchi abbastanza in maniera netta su Emma Bonissi. Allora andiamo a vedere il gruppo che arriva a 47 secondi, una volata che verrà vinta dalla portacolori della Mazzano Anna Bonassi. A seguire si piazzeranno Agata Campana all'Unione Ciclistica Lupi, Maria Cuti e Valcar Travel and Service, Giulia Costa Staricco alla Cesano Maderno, poi via via Gloria Vezzosi, Cristine Valsecchini, Giulia Beretta, Alessia Locatelli è della Ossanesga. Davvero complimenti a queste
atlete, andiamo a raccogliere le testimonianze delle prime tre atlete classificate. Carlotta Ronchi, vincitrice della prova assoluta degli esordienti, nonostante sia una ragazza del primo anno. E che bella fuga, hai sorpreso tutti partendo al primo giro. Sì, e per me è stata una soddisfazione, anche perché non me l'aspettavo. Cioè, una mia compagna era partita e io ho detto, vabbè, faccio contropiede, e poi poi una dello Sanesga mi ha seguito, e quindi poi siamo andate in fuga e pensavo che ci riprendessero, invece alla fine siamo arrivate da sole. La tua categoria del primo anno, ma in generale quella delle donne esordienti, comunque è così, è bella vivace, si parte, si attacca, si contrattacca, e la tua stagione sta andando molto bene, raccontacela tu. Sì, sta andando molto bene, anche perché io non mi aspettavo di fare così tante vittorie. E primi posti per ora mi sembra di aver fatti due, però comunque sono sempre nei 5-10. E sono molto contenta di questo, e anche grazie ai miei allenatori e alle mie compagne. Parliamo un po' della Valcar, che gruppo è? Siete in tante, anche dopo la gara dietro alle tue spalle praticamente stanno giocando, come ti trovi? Io mi trovo bene, molto bene con le compagne, sono molto simpatiche, anche le allieve, quelle del secondo anno, ci hanno accolto in modo molto ospitale, diciamo, e sono contenta di aver scelto questa squadra. Ultima cosa, tu sei del primo anno, classe 2009, parlaci un po' di te, quando hai iniziato a pedalare, cosa ti piace fare, che scuola frequenti e cosa ti piace fare quando non pedali? Allora, io ho iniziato a fare ciclismo quando ero G2, e mi piace, vabbè, oltre ad andare in bici, mi piace ascoltare la musica, e vabbè, vado in seconda media a Burago e niente. Emma Bonissi, seconda nella classificata nella gara assoluta, ma prima delle ragazze del 2008. Che gara è stata, Emma? È stata una gara molto difficile, perché subito al secondo giro una ragazza della Valcar è scattata e gli sono andata dietro, e la fuga è andata bene, infatti siamo arrivate. Ti aspettavi che andassi via una fuga? Perché ci sono rettilinei da Formula 1 qui, sono lunghissimi, il gruppo vi vedeva praticamente sempre. No, non me la sarei aspettata, infatti quando ero via, cioè, pensavo che ci avrebbero ripreso, però è andata bene. È andata bene a te, ed è una stagione che sta andando bene anche per lo Sanesga. Cosa ci puoi dire di questa squadra bergamasca? Sì, sta andando bene anche a tutta la squadra, infatti giovedì ha vinto una mia compagna, Alessia, e stiamo andando molto bene. E tu invece cosa ci puoi dire di te? Cosa ti piace fare quando non pedali? Quando hai iniziato ad andare in bici? Beh, ho iniziato ad andare in bici da G2, e io non mi alleno con la squadra, però mi alleno con la mia vecchia squadra, la Romanese, e infatti, cioè, grazie a loro e anche alla mia squadra che mi hanno aiutato oggi, se ho fatto questo bel risultato. Anna Bonassi, terzo posto assoluto nella gara dell'autodromo di Monza, ma seconda tra le ragazze, classe 2009. Vi state facendo valere voi del primo anno, eh? Un po' sì, perché è giusto così, no? Allora, sei arrivata in volata, come hai impostato questa volata così lunga? Perché il rettilineo d'arrivo era interminabile, l'arrivo sembrava lì, invece non arriva mai, immagino. Allora, al primo momento sono stata a ruota, successivamente ho iniziato un po' l'allungo, vedendo che sono riuscita, ho continuato fino all'arrivo. Che differenza c'è tra correre una gara su strada normale e invece gareggiare qua all'autodromo? Hai visto delle differenze, magari nelle curve, piuttosto che... Sono state le differenze nelle curve, che c'erano svariate esse, mentre nelle gare normali su strada non ci sono così tanti incroci, nulla di che. Allora, tu sei una primo anno, raccontaci quando hai iniziato a pedalare e cosa ti piace della bicicletta in generale. Allora, io ho cominciato a 6 anni, da G1, poi la bici mi piace tutto, non so... Hai praticato anche ciclocross quest'anno? Hai provato altre discipline oltre alla strada o ti stai concentrando sulla strada? Continuo su strada e basta. Ho ancora provato mountain bike, però mi piace più strada. Ultima cosa, parlaci un po' di te, nel senso, quali sono le passioni che ti piacciono, cosa ti piace fare, che scuola frequenti, e parlaci un po' di te, insomma.
Allora, io mi chiamo Anna Bonassi, ho 13 anni e mi piace un po' di tutto, il sport, soprattutto fare attività. Mi piace il ciclismo e faccio seconda media, fra poco in terza, l'anno prossimo. E poi mi piace ascoltare un po' di musica così e poi nulla. Mi ispira un'istintiva simpatia questa Anna Bonassi, un'atleta primo anno. Ricordiamo, podio del primo anno, prima Carlotta Ronchi, seconda Anna Bonassi, terza Elettra Maroso e a seguire Scessere, Invernizzi, De Vecchi, Boldini, Cassata, Massari e Grimaldelli, mentre tra le secondo anno ha vinto Emma Bonissi su Agata Campana e Maria Cuti, a seguire Costa, Vezzosi, Valseschini, Beretta, Locatelli, Milesi e Patelli. Queste erano le due classifiche separate, le due top 10 separate. Abbiamo intravisto le varie premiazioni di questa splendida giornata e Roberto, se sei d'accordo, concludiamo con questo meraviglioso testa a testa finale. Assolutamente, Valerio, è stato un piacere commentare una gara che ci ha regalato un finale a sorpresa e arrivederci a tutti. Arrivederci a tutti, grande ciclismo a tutto, il futuro è nelle mani di queste grandi atlete. Un saluto da Valerio Villa e Roberto Maglio.